Una delle domande che mi hanno posto più spesso nei commenti sotto ai video dedicati all'eolico è stata: dove posso trovare un installatore per l'eolico domestico? Le prime volte che ho trovato una domanda del genere mi sono stupito. Possibile che sia così difficile trovare un installatore? Mi pareva strano che non si potesse trovare qualcosa con una semplice ricerca online. Poi ci ho riflettuto un attimo ed ho capito. Ed ora vi spiego perché è apparentemente così difficile trovare un installatore per l'eolico domestico. Iniziamo col dire che là fuori c'è pieno di installatori. Sono veramente tanti. Tuttavia, per spiegare chi sono e perché non vogliono farsi trovare, devo prenderla un po' larga. Facciamo finta che vogliate installare un generatore eolico di quelli grandi, di quelli abbastanza potenti per alimentare un piccolo villaggio. Contattate un'azienda che li produce e installa e per prima cosa vi proporranno una campagna anemometrica. Manderanno un tecnico nel sito di installazione e monteranno una centralina per la misurazione del vento, a vostre spese. Dell'inizio dei lavori se ne parlerà tra almeno 2 anni e solo se i valori di vento misurati saranno sufficienti a garantire il funzionamento della macchina. Veniamo ai generatori eolici per impiego domestico. Se c'è una cosa che un tecnico non vorrebbe mai sentirsi dire, è una cosa del tipo: ah no, io pago e deve funzionare come dico io. Ma col vento non funziona così. La potenza ottenibile da un rotore è proporzionale al cubo della velocità del vento, ne ho parlato in molti altri video. Non è che se installi un rotore che sulla carta può produrre 1 kW di potenza, allora questo produrrà sempre 1 kW di potenza. Quella è la sua potenza nominale, la potenza che raggiunge a una specifica velocità del vento. Ma quanto produrrà effettivamente dipende solo dalla velocità del vento. E per sapere quanto vento c'è, bisogna condurre una campagna di misurazione. Alcune persone invece mettono la testa fuori dalla finestra, vedono che tira un po' di vento e allora vogliono l'eolico. E vogliono anche che produca la potenza che vogliono loro, indipendentemente dalla velocità del vento. E visto che spiegare che no, non è così che funziona, è lungo e impegnativo, allora l'installatore preferisce non farsi trovare. Eppure è facile trovarlo, se si sa chi è. Sono ormai diversi anni che regioni, province e altri enti locali organizzano dei corsi, a volte gratuiti, a volte a costi agevolati, per diventare installatori di generatori eolici adatti all'impiego domestico. Questi corsi sono aperti a tutti coloro che hanno le qualifiche per mettere le mani in un impianto elettrico, come gli elettricisti o gli installatori di impianti fotovoltaici. Oggi almeno 1/4 degli installatori di fotovoltaico sono abilitati a installare anche l'eolico, ma ci tengono a non farlo sapere, e hanno ragione. Nella maggioranza dei casi vorrebbe dire dover combattere coi mulini a vento. C'è un solo modo per convincere un installatore omertoso ad ammettere la sua capacità e farla agire. Bisogna fornirgli dei dati precisi della velocità del vento. Per farlo è sufficiente installare una stazione meteo con data logger e raccogliere dati per qualche mese o anno. Queste stazioni meteo permettono di salvare i valori del vento in periodi piuttosto lunghi, di diversi giorni o mesi. Ogni tanto, diciamo una volta al mese, si scaricano questi dati sul computer o sul telefono per un periodo che va da alcuni mesi a un paio d'anni. Poi, con questi dati in mano, si chiama un installatore e gli si dice: dispongo di 2000 ore con il vento a 7 metri al secondo, si può fare qualcosa? 5 minuti dopo l'installatore sta suonando alla vostra porta. Se chiamate lo stesso installatore senza questi dati in mano, vi dirà: eolico? Lo siento, no hablo su idioma. Bene, ora sapete come si può trovare un installatore per l'eolico domestico. E anche per questo breve video è tutto. Un saluto e alla prossima.